Buongiorno ragazze, buongiorno e come sempre bentornate sul canale in questo nuovissimo video. Come state ragazze? Spero tutto bene. Sono per me le 11 e 16 della settimana prima di Pasqua, non mi ricordo. Ah, primo aprile, sì. Ieri è stato il compleanno di mio marito e niente, tutto bene, ho preparato il tiramisù. Chi di voi mi segue già su Instagram, quindi se vi fa piacere seguitemi anche là. Ve lo dico a inizio video, così perlomeno non chiudete subito, perché tanti giustamente non ce la fanno ad arrivare in fondo ai video. Sempre Carmen Pafumi, vi metterò qui l'immagine del mio canale. Allora, stamattina mi sono data subito da fare, perché oggi sono di festa dal lavoro, quindi ho sistemato la cucina, nel senso che ho sfatto la lavastoviglie, questa roba è tutta pulita, i fornelli, che ieri sera ho messo tutti sopra tutti i lavastoviglie, ho sgrassato quelli in acciaio sotto, e poi devo fare delle lavatrici, ho già cambiato le lenzuola su in camera, ma adesso voglio portare il Dyson per darlo su nelle camere. Ho pulito il bagno, ho mandato il robottino a aspirare e lavare. I bagni li ho già puliti tutti e due, questo in prima mattinata, questo giù, e quello su una volta che mi sono lavata questa mattina l'ho pulito direttamente. E ho il cestino là dell'umido nel lavandino, l'ho messo là perché siccome dovevo uscire avevo paura a lasciarlo qui con i miei cani, magari lo aprono e poi rufolano all'interno. Fuori oggi c'è parecchio vento, allora ho preferito lasciarlo in casa. E devo mettere la spazzatura fuori e niente, vi voglio far vedere. Ieri mio marito ha comprato l'uovo di Pasqua ad Asia, che in realtà le ci aveva chiesto quello della Clio Makeup. Come doveva comprare il mascara nuovo e a lei piaceva quello di Diego della Palma, se non sbaglio, mi pare di sì, Diego della Palma, sì. Allora siamo andati da Douglas e mio marito gli ha preso questo qui della Maiani, e all'interno ci esce il mascara, quello grande, e la matita di Diego della Palma, e c'è sia questo colore rosso che fucsia. Non so la differenza, non so se la differenza è per l'uovo, ma non credo, perché anche il mascara è di colore fucsia all'interno, quindi l'hanno fatto proprio uno per il colore fucsia del mascara e uno penso rosso per il mascara. Comunque commentate se eventualmente qualcuna di voi che è patita di trucchi queste cose visto o li piace, commentate e fatemi sapere. Ragazzi, adesso vado su perché voglio prendere anche i panni e metterli in lavatrice. Poi qualcuno mi ha chiesto nei commenti dei video precedenti: Carmen, però questo segreto ci stai mantenendo troppo alle lunghe. Avete perfettamente ragione. Ragazze, poi vi spiegherò tutto in un video. Sono stati dei momenti molto frenetici, ecco, e quindi è difficile anche trovare ora un momento per dirvi le cose, cioè devo proprio farvi un video apposta per quello. Per farlo voglio che passi un determinato tempo. Quello che doveva passare, effettivo, diciamo che è passato, però vorrei ancora aspettare qualche giorno, forse ve lo lancerò per la Pasqua, vediamo un attimino, la settimana probabilmente, sì, perché questo video uscirà martedì, quindi non so se ve lo farò per giovedì oppure il martedì dopo Pasquetta, vediamo un attimino, per vari motivi che poi vi spiegherò, ragazze, tutto in quel video. Comunque sappiate che è una bella notizia, almeno per quanto mi riguarda me e la mia famiglia, perché anche voi sarete felici per noi, e niente, basta, tutto qua. Ci sono cambiamenti della vita che alle volte si tendono a fare per vari motivi, e ve lo spiegherò appunto in un video a parte. Abbiate pazienza, l'attesa lo so che è lunga, ma ve lo dirò. Poi direte: oh mamma mia, chissà quanto segreto. Sì, perché comunque, avendo un canale YouTube, qualcuno che mi conosce del posto c'è, e se svelo qualcosa prima del tempo previsto, per me, per l'altra persona, non è bello, e quindi è giusto mantenere i segreti. Poi, a tempo dovuto, vi prometto, come vi ho già detto, che ve ne parlerò di sicuro, perché comunque è normale. Via, ora facciamo due pulizie e poi ci aggiorniamo dopo. Thank you.
new vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Dopo aver aspirato le camere, sto preparando un po' di pranzo velocissimo, quindi delle cotolettine panate. Mi ero preparata già, insomma, l'uovo con un po' di latte, pan grattato, tutto quello che c'è e un po' di insalata. Un pranzettino molto veloce, molto molto veloce. E niente ragazze, questo è quanto. Ho messo anche la lavatrice giù e niente, fra poco anche pronta. Ho messo il lavaggio veloce perché comunque la roba non era sporchissima. Ecco qua, questa carne l'ho presa, mi pare al Lidl, era il pollo, che poi c'è scritto fettine sottilissime di pollo, ma in realtà all'interno ce ne escono proprio 5 o 6, veramente poche. Perciò io le prendo sempre così, perché penso che siano come quelle di Lonza, che ce ne escono 9 fettine, però obiettivamente sono più grandi rispetto a quelle finissime, quindi a me diciamo che una per pranzo di queste qui con l'insalata mi basta. Niente, ci aggiorniamo dopo. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
buongiorno, perché per me è il giorno dopo oggi, ma ieri avevo scordato appunto di chiudere il video, di registrarvi la clip di chiusura. Per me è la Domenica delle Palme oggi, tanti augurissimi a tutti. Vedrete questo video sicuramente martedì. Io sto preparando il risotto con i carciofi, come avrete visto dalle immagini che ho messo prima di questo. Ho messo già una pentola qui per fare il riso, il brodo è pronto e qui abbiamo i carciofi con un po' di salsiccia presa in macelleria che vi faccio vedere. Eccola qui, meravigliosa, abbiamo preso mio marito salsiccia e rigatino. Quindi andiamo a fare questo buonissimo risotto con i carciofi. Non ho preparato niente di che, né dolci e quant'altro, perché comunque la prossima settimana ci sarà da mangiare a casa di mia mamma, quindi dobbiamo mantenerci un pochino leggeri, visto che mio marito ha avuto dei problemini leggeri, insomma di salute, ha dovuto 2 settimane mangiare praticamente in bianco e quindi è stato molto molto meglio. La sera per il suo compleanno che gli ho fatto la pizza, ho sentito subito appesantito, nonostante tutto, come sapete ormai da un po' di tempo, ho questa pizza a 1-2 grammi e quindi di lievito, quindi con lievitazione a 28 ore, perciò come mangiare veramente una piuma. Non era più abituato, perché era 2 settimane abbondanti che mangiava solo insalata, pollo e riso in bianco, pasta in bianco, quindi si era un po' assestato a quel tipo di alimentazione, che oltretutto fa bene, anche se alle volte anche mangiare cose un pochino più calorose una volta a settimana ci può stare. Domenica, visto che siamo a casa, no, in realtà lui è al lavoro oggi, però noi siamo a casa, allora ho voluto fare un pranzettino un pochino più saporito, ragazze, questo è quanto. La parlo a bassa voce perché sono 10:30 e Asia ancora dorme, quindi devo dare nel frattempo l'aspirapolvere e lavare il pavimento qua sotto, ma non l'ho fatto perché ho detto la lascio riposare, visto che è l'unico giorno della settimana che può dormire un pochino di più. Poi ieri sera abbiamo fatto tardissimo perché lei era un compleanno e quando è tornata si è messa davanti alla TV insieme a me a vedere Amici, ragazze, perché noi sabato sera rigorosamente Amici e quindi l'abbiamo visto quasi fino alla fine. Nulla, questo è quanto. Io, ragazze, adesso vi saluto, spero che questo video vi abbia fatto un po' di compagnia, vi mando un bacione grandissimo, vi auguro una buona settimana, ci vediamo come sempre giovedì con un altro nuovissimo video e niente, un bacione a tutti, ciao.